Oggi parleremo di Ferdinando Casardi, che è stata una figura, una nobile figura della nostra Marina Militare. Nacque a Barletta il 10 gennaio del 1887 da Oronzo Casardi e Liva Buonamici in Corso Vittorio Emanuele al Civico 228. Figura mitica della storia della nostra marina militare. Fu un grande marinaio in tempo di guerra, ma anche un influente esponente politico in tempo di pace. Nel 1905 venne ammesso all'Accademia Navale di Livorno e nel 1908 prese parte come volontario alla campagna umanitaria promossa dalla Marina Italiana a favore della popolazione di Messina colpita nel colpita dal terremoto. Lo Stato Maggiore, apprezzandone le, da, le, le notevoli eh, qualità doti di intelligenza e di capacità operativa, lo assegnò all'ufficio relazioni estere, dove contribuì ancora giovanissimo alla stesura dei piani di operazione contro l'Austria. Nel 1909 si mise in luce presso il comando durante una campagna sulla nave idrografica Staffetta. L'anno dopo a bordo dell'incrociatore Garibaldi, la nave ammiraglia della divisione, divenne uno dei più diretti collaboratori del famoso contrammiraglio Paolo Talon de Rebel, il quale, dopo, dopo un anno, lo volle con sé nella campagna di Libia, che, come sapete, è eh, durata due eh, anni 1911-1913, nel corso della quale Casardi si distinse non solo per abilità strategica eh, nella visione strategica, ma anche per coraggio dimostrato sul campo delle operazioni. Nel 1915 scoppiò, come ricorderete, la Prima Guerra Mondiale e allo scoppio della Prima Guerra Mondiale fu imbarcato prima sulla Corazzata Vittorio Emanuele e poi sulla Dante Alighieri, essendo presente in numerose zone di operazione. Al termine del conflitto ebbe una lunga serie di incarichi, di imbarchi su incrociatori e su caccia. Segnando nel progredire della carriera, prima con i gradi di capitano di corvetta, di fregata e infine di vascello, dopo la sua parentesi americana, è stato tre anni in America. Nel 1932, infatti, fu chiamato. Per tre anni a ricoprire il ruolo di addetto navale presso l'ambasciata italiana di Washington. Rientrato in Italia nel 1936, i rapporti si erano un po' intorbiditi tra Italia e Stati Uniti, fu promosso capo di Stato Maggiore della prima squadra navale e poi nel 1937 contrammiraglio fu promosso contrammiraglio e ricoprì l'incarico di comandante superiore della marina in Libia e nel 1938 venne promosso ammiraglio di divisione grado col quale entrò nel secondo conflitto mondiale. Nel primo anno di guerra si distinse in numerose azioni, in numerose azioni belliche, guidando rischiose incursioni in acque, in acque nemiche del Mediterraneo. Eh, segnalandosi in particolare nello scontro di Capo Spada e nella difficile missione della posa di, Min nel di, di mine nel canale di Sicilia, contrastato da aerei e da sommergibili nemici, operazioni che gli meritarono una seconda medaglia d'argento al valor militare con la seguente motivazione, comandante di divisione incrociatori in azione di bombardamento contro costi a sostegno di operazioni terrestri superava con successo la reazione avversaria e sventava numerosi attacchi di sommergibili. A giugno del 1940 partecipò alla battaglia di Punta Stiro come vedete sono tutte operazioni molto famose, molto rischiose eh, dove l'ammiraglio Ferdinando Casardi ebbe modo di dimostrare tutte le sue qualità di carattere strategico, bellico, ma anche di carattere umano, per il modo in cui aveva un ottimo rapporto con i suoi marinai. Con i suoi marinai. Nel 1942 fu promosso al grado di ammiraglio di squadra, mentre gli veniva assegnato l'incarico della direzione generale del personale. Al termine della guerra nel 1946, eh, venne nominato vicepresidente del Consiglio Superiore della Marina presso lo Stato Maggiore e comandante in capo del Dipartimento Marittimo del Basso Tirreno con sede a Napoli. Nel 1948 partecipò alle elezioni politiche venendo eletto senatore. Nelle liste della Democrazia Cristiana nel collegio Barletta-Trani, diventando membro della commissione senatoriale della Marina Mercantile, Trasporti, Lavori Pubblici e Comunicazioni. Nel 1950, andato in pensione, entrò nel terzo governo De Gasperi. Come sottosegretario alle finanze per il demanio e i monopoli, adoperandosi per la costruzione della teleferica per il trasporto del sale da Margherita di Savoia al moro d'imbarco del porto di Barletta. Il 24 aprile del 1965 venne eletto presidente onorario del gruppo Anime di Barletta, carica che fino al 1969 rendendolo onore col partecipare ad ogni iniziativa del gruppo. In quella circostanza venne inaugurata la prima sede dell'associazione al secondo piano di Palazzo Cuomo, in piazza Caduti. Viveva normalmente a Roma. E solo di tanto in tanto veniva a Barletta e fu proprio durante una di queste visite estemporanee che l'11 gennaio del 1975 fu colpito da un mortale attacco cardiaco. Quando il padre morì il figlio Mario rivestiva già da due anni il grado di ammiraglio. Di squadra. Una particolare segnalazione. Non possiamo non farla per ricordare anche la mamma del, dell'ammiraglio Ferdinando, perché la mamma era Donna Livia Casardi Bonamici, eh, la quale eh, morì eh, nel, in un'azione nel campo del volontariato, un'azione di volontariato, perché si Dedicò molto agli ammalati, benemerita del sottocomitato della Croce Rossa, socia del patronato scolastico, instancabile promotrice di numerose iniziative di beneficenza. E Quando eh, don Francesco Suro costituì l'Associazione di San Vincenzo, eh, figlia di Maria, donna Livia ne venne nominata responsabile. La città ha dedicato a Livia Casati Von Amici una strada. L'Eterno per ricordarla per sempre, grazie dell'attenzione, alla prossima.